Un caro saluto da Mario Giuliaci. Qual è l'affidabilità odierna dei modelli fisico-matematici? Bene, il centro europeo che avrà sede prossimamente a Bologna, quello che attualmente è in Inghilterra, che è il più cecchino e il più affidabile, azzecca le previsioni fino a 9-10 giorni, nel senso che al nono 10 giorni ancora affidabile al 65%, ossia sbaglia una previsione su tre. Non è vero che le previsioni oltre 3 giorni non sono affidabili, questo lo dicono gli incompetenti, non gli credete. Quelle fino a 3 giorni è che hanno un'affidabilità superiore all'85-90%, tutto qui, ma ha senso anche una previsione di 6, 7, 8 e 9 giorni. Anzi, le previsioni fino a 6 giorni quasi sempre hanno un'affidabilità superiore all'80%, ossia se ne sbaglia uno su 5, ma tenete conto che comunque si può sbagliare, quindi non potete pretendere dai meteorologi la certezza, ma sempre una probabilità che l'evento si verifichi. Più la previsione è lunga, più la previsione diventa sfocata nel tempo, nel senso che al decimo giorno potrei sbagliare il fatto che la perturbazione arriva con un giorno di ritardo o di anticipo, e più sbaglio nello spazio, nel senso che potrei sbagliare invece che arrivare piogge nel nord-est, arrivano al nord-ovest, quindi bisogna tener conto di questi errori. La previsione più difficile è quella della neve in pianura. Perché? Perché basta un grado di errore nel modello, cosa che può capitare in una previsione a 5-6 giorni, perché la quota neve venga spostata di 200 metri, ma 200 metri significa che la neve fondi 200 metri prima di arrivare al suolo, e quindi la previsione per voi risulterebbe sbagliata.